con il dritto costruisce il punto dopo una prima ad uscire. Malek Jaziri, 15-0. Uscito fuori alle qualificazioni degli US Open anche Andrea Arnaboldi, battuto da Adrian Menéndez Maceiras al tie break del terzo set. Tenta ancora di indugiare Jaziri sul rovescio di Bellucci, ma trova la rete, 15 pari. Campo femminile, fuori anche Nastasia Barnett che si è resa 6-3-6-3 alla Kulichkova. Quindi Fabiano, unico superstite degli italiani nelle qualificazioni. Spera di raggiungere Seppi, Fognini, Lorenzi e Bolelli. Main draw US Open. Doppio fallo numero 2 per Jaziri. È 30 pari. Jaziri che si era avvicinato sul servizio di Bellucci, 0-30. È avanti 2-0, adesso è 30 pari sul proprio servizio e avanti 2 giochi a 1. Risolve con questo rovescio bimane in diagonale che tanto gli ha dato anche in termini di risposta sul servizio del brasiliano. Vedete anche come ha cambiato l'impugnatura. Importanti questi dettagli. E gioca Jaziri con Tunisino avanti 3-1 al secondo set. Non convinto della chiamata Bellucci, poi rassicurato dal giudice di serie. E si fa dura per Bellucci, dolore alla schiena sotto di un set e di un break questo quarto di finale. Ma sappiamo che il brasiliano è pregno di imprese al suo curriculum. 0-15. Tenta l'approccio a rete che non è esattamente il suo forte, quasi a voler velocizzare lo scambio. Ho parlato ancora una volta con il fisioterapista durante lo scorso cambio di campo. 0-30, attenzione. E in avanzamento questa volta sul rovescio di Jaziri. Tiene il 15 Bellucci. Altro brasiliano, João Sousa, giocherà con Djokovic, primo turno US Open. Servizio centrale, 30 pari. Esce fuori da una situazione difficile, 0-30, è già sotto di un break. Attenzione, 30-40 sull'errore di rovescio di Bellucci. Palla del doppio break, quasi un match point. Questo Bellucci lo sa, forza anche con il dritto, non trova il passante lontano alla riga di fondo campo, tosto dietro Jaziri. Parità, va via il primo quasi match point. Via anche la risposta. Il vantaggio Bellucci. Avrà Benoit Paire, altra mina vagante del circuito.
Si inaugura il sesto game del secondo set con Jasiri avanti di un break 15-0. Con il vincente di dritto. Morbida la risposta e non pressante. La ribattuta di Bellucci con il rovescio. Questa volta rovescio e poi dritto in avanzamento vanno meglio, ma è stato fortunato Bellucci nello scendere a rete perché Jasiri ha trovato solo il nastro. 15 pari. A proposito di ultimi giri, ultime corse a Francemidos, quest'anno c'è anche quella di Nieminen che ha già salutato Wimbledon, affronterà Tsonga al primo turno. Bellucci c'è, già una riga con il rovescio, scambio che si prolunga, difficoltà nella gestione per Jasiri, attenzione 15-30. Bellucci che agli US Open al primo turno, testa di serie numero 30 del torneo, incontrerà il britannico Ward, James Ward. L'altro britannico Andy Murray se la vedrà con Kyrgios. E due occasioni di controbreak per Bellucci sull'errore di rovescio di Jasiri che va a cambiare la racchetta. A proposito dei primi turni importanti agli US Open c'è anche Gasquet Kokkinakis. Jasiri se la vedrà con John Isner che a New York è ancora più bombardiere. Prova a fare l'Isner, Jasiri. E annulla la prima delle due palle del controbreak, 30-40. A proposito dei bombardieri, Karlovic se la vedrà con Del Bonis agli US Open. Aveva l'occasione di riaprire il secondo set Bellucci che tenta la reazione con il calcio alla racchetta, la finta naturalmente, considerando che è un periodo piuttosto turbolento per l'atteggiamento di alcuni giocatori in campo, si spera che qualcun altro non alimenti ulteriormente gesti inconsueti. Ora con il rovescio trova l'errore di Jasiri, Bellucci si procura la seconda palla del controbreak in questo sesto game. Nonostante il cambio di racchetta, ancora la stessa tipologia di errore di Jasiri.
che provvede con il servizio ad annullare la seconda palla del contro break. Parità. Jaziri ha un ace e un doppio fallo. Palla corta in risposta di Bellucci e poi colpo al volo in cross per procurarsi la terza palla del contro break. Uno dei momenti più spettacolari di questo secondo set, sicuramente dal punto di vista estetico quello di maggior resa. Palla corta e poi al volo Bellucci, e ancora una volta da sinistra Jaziri annulla la terza palla del contro break. Bellucci sta producendo il massimo sforzo per restare nel match. È il contropiede con il rovescio tagliato di Jaziri in cross. Niente male. Rivediamo dopo il recupero con il dritto del brasiliano, ecco come risolve, sorride soddisfatto questo gioiello con il rovescio. No! E Jaziri esce da una situazione complicata grazie alla complicità, al regalo di Thomas Bellucci sotto rete, che aveva messo alle corde il numero 88 della classifica mondiale, che non ne aveva più per recuperare. Lob della disperazione, è arrivato l'errore degli errori di Thomas Bellucci. 4-2 Jaziri. Cerca di incoraggiare il brasiliano e il pubblico americano. Cerca anche la discesa a rete Jaziri, fortunato qui il passante di Bellucci. È lungo. Discesa comunque da dimenticare. 0-15. Spara via il dritto Jaziri, 15 pari, che ha giocato il game più importante probabilmente conquistando il 4-2, annullato tre palle del contro break a Bellucci, che forse ha prodotto il massimo sforzo. Chiude al volo, cosa che non ha fatto Bellucci sul game di servizio precedente di Malek Jaziri, con uno smash di pura accademia. Poteva mettere a referto, così non è stato. E ormai fuori anche i limiti nervosi del brasiliano. 15-30 e 15-40 il doppio fallo numero 3, che pareggia i suoi ace, ma che soprattutto dà due palle al doppio break e quasi due match point a Jaziri.
15-0. Ancora in avanzamento con lo smash, 30-0. Facile per Bellucci, questa palla corta arriva con facilità e questa volta non commette errori clamorosi come lo smash di un paio di game fa. E due match point per Malek Jaziri. Che conquista la sua semifinale a Winston-Salem. Un grande risultato in carriera, 6-3, 6-2 su Thomas Bellucci. Un intero popolo si